Ehi là, come andiamo? Ben trovato e ben trovata. Sono carico a pallettoni perché, nonostante vedo che sono tutti così esageratamente, beh, lo posso capire, entusiasti per il fatto che Google Notebook LM consente di creare dei podcast automaticamente, piuttosto che ChatGPT. Gli puoi parlare a voce, lui ti risponde e fa qualsiasi cosa tu gli dici. Secondo me la novità, la super novità, sta altrove. Quando ho visto cos'è possibile fare con alcuni nuovi tool, anche loro legati in qualche modo, più che in qualche modo direi, all'intelligenza artificiale e all'automazione, sono rimasto davvero con gli occhi spalancati. Sinceramente, te lo giuro, non credevo e non avrei scommesso una lira sull'esistenza e la disponibilità al pubblico di strumenti come quelli che ho scoperto e provato ormai da qualche settimana. Ho aspettato un po' per raccontare, ma avrei voluto, come dire, sfruttare questa mia scoperta a mio favore, ma forse il modo migliore per girarla a mio favore è sempre il mio approccio classico, cioè quello di condividere con altri quelle che sono le mie scoperte. Come nasce la scoperta? Beh, stavo già da un bel po' chiacchierando con il mio simpatico e arguto nipote Nicolò, che saltando fra Google, Microsoft e grosse corporation tecnologiche internazionali è sempre al passo con i tempi, e quindi mi confronto con lui, che avendo 30-40 anni meno di me, ha la possibilità di vedere le cose con occhi freschi, diversi dai miei, e di dirmi: zio, no, qua stai proprio fuori strada, oppure caspita, zio, questa è interessante questa cosa che mi dici. E quindi ci sentiamo una volta al mese per confrontarci su quelle che sono le scoperte che facciamo io dal mio lato e lui dal suo. E gli raccontavo, chiacchierando, di quanto mi cominciassi a rendere conto della necessità estrema di poter, idealmente, quando iniziavo a raccontargli queste cose, non più di qualche settimana fa, gli dicevo proprio: sarebbe bello, ma non vedo come, sarebbe bello e spero che presto arrivi, avere un qualche tipo di tool che aiuta il lavoro di chi, come me, Robin Hood, crea spesso delle collezioni di risorse, di siti, ma soprattutto anche di strumenti, di app, di tool, di programmi che servono a fare delle cose. Servirebbero dei tool che non tanto mi aiutano a trovarli, anche se questo potrebbe essere interessante, ma soprattutto mi aiutano a mantenere queste collezioni, perché alla velocità con la quale cambiano le cose oggigiorno, alla velocità alla quale si aggiornano i tool, cambiano i prezzi, il livello di abbonamento gratuito ti offre X cose, ma dopodomani te ne offre altre. Quindi tutto quello che tu scrivi, le recensioni che fai, le collezioni, i database, i cataloghi che prepari, sono bellissimi all'inizio per una settimana, 2 settimane, 3 settimane, 1 mese, 2 o 3, poi cominciano a deteriorarsi perché qualcuno di quei tool, di quegli strumenti o di quei siti scompaiono, si spengono, cambiano i prezzi, cambiano le cose che il prodotto fa. Perché essendo nuovi tool e strumenti, ascoltano il pubblico, fanno pivot, cioè cambiano direzione, aggiungono delle feature, ne tolgono delle altre. E quindi tutte le informazioni che tu raccogli e metti in un catalogo, in un database riguardo degli strumenti, sono destinate con certezza al 110% di diventare obsolete nell'arco di qualche tempo. Per qualcuno è qualche mese, per qualcuno è qualche settimana, per qualcuno è un anno o due, ma poi alla fine più o meno tutti cambiano le cose. E tu come fai, quando hai un database di tutte queste risorse, a tenerle sott'occhio? A meno che questi database ti rendano decine di migliaia di euro, di dollari, quello che sia, per cui tu puoi mettere lì una persona che costantemente va a vedere cosa è cambiato, aggiorna i prezzi, aggiorna le feature, rivede la descrizione, quel database prima o poi diventa
obsoleto. Anzi, ti porta dei danni, perché chi lo va a consultare trova queste risorse che non funzionano più, che hanno cambiato nome, i cui prezzi non sono quelli che tu dici, oppure clicchi e quel servizio non c'è più, non fanno altro che togliere credibilità al lavoro che tu fai. E quindi come fanno quelli che fanno queste cose e le fanno meglio di me? Ma in molti casi utilizzano lo scraping. Lo scraping è un approccio per cui, usando dei software automatici, questi vanno là fuori nei siti che tu gli indichi, che gli devi specificare alla pagina che tu gli indichi e anche nel punto della pagina che tu gli specifichi, e vanno a verificare se è cambiato qualcosa rispetto al momento nel quale tu hai raccolto quei dati, e se è cambiato qualcosa ti segnalano questa cosa o ti riportano il nuovo dato e tu lo puoi più o meno automaticamente inserire nel database. Ma cosa succede allorché questi dati non stanno più nella stessa pagina, nello stesso punto, ma cambiano perché il sito cambia nome, perché la pagina dei prezzi cambia completamente, perché l'azienda o la startup in questione ha deciso di rivedere il suo approccio alla comunicazione, rivede tutto il suo sito? Non se ne viene a capo, cioè si può automatizzare in buona parte l'aggiornamento di dati raccolti in un catalogo, in un database, ma prima di tutto bisogna avere competenze tecniche o pagare degli sviluppatori che creano questi bot, questi automatismi, questi software che vanno in giro per la rete a raccogliere là dove tu hai specificato delle cose e te le riportino indietro, oppure sei nella situazione che ho descritto all'inizio. Allora ho cominciato a chiedere un po' in giro, cioè dico, va bene, ma non sarò mica solo io che ho bisogno di queste cose, ci saranno altre persone, altri autori, altri sviluppatori, altri imprenditori che hanno questo problema. Io faccio parte di un gruppo speciale, un gruppo privato, esclusivo su Telegram, ad esempio, dedicato solo a coloro che conosco, costruiscono directory. E ho chiesto lì, un tool che facesse queste cose, c'è qualcuno qua che ce l'ha, che lo usa, che mi sa dire come risolvere questo problema che in tanti abbiamo? Zero. Su Substack sono andato, dove ci sono migliaia di autori, scrittori, tecnici e non tecnici, ma anche qui o non c'erano risposte o mi dicevano che tutto ciò già si poteva fare con l'AI. Però quando gli chiedevo, ok, me lo fai vedere, sì, potenzialmente si può fare, sono stato a una convention, hanno fatto vedere che si può fare questo e altro, ma nessuno poi in pratica aveva in mano una soluzione funzionante che utilizzava per se stesso per fare esattamente quello che io ti sto descrivendo. Fino a che non ho scoperto questi due tool che adesso ti vado a dire. Ora, questi due tool, te lo premetto così ti metti il cuore in pace, fanno esattamente quello che io sognavo e ovviamente non costano 2 lire, ma il loro costo, che apparentemente può sembrare leggermente alto, offre la possibilità di risparmiare così tanti soldi e così tanto tempo che secondo me sono totalmente rivoluzionari, perché parliamo di tool che fanno tutto quello che io ti ho descritto ad un costo iniziale che si aggira sui $100, 100 euro al mese. Tu pensa quanto ti costerebbe una persona che va a aggiornare ogni mese o ogni quanto vuoi tu un database, controlla le pagine del sito, di quella app, vede se i prezzi sono cambiati, vede se le feature sono cambiate, vede se il plan, l'abbonamento gratuito, cosa offre, quali sono i limiti, li controlla e poi ritorna indietro e ti aggiorna il database. Beh, tutte queste cose sono possibili adesso ad un costo iniziale, che quindi si abbasserà certamente con il tempo, di circa 100 euro al mese. Il primo di questi tool si chiama Jasonify. Jasonify, la prima lettera è una I lunga
e l'ultima prima del .com è una Y. Questo sito dice letteralmente: non faccio altro che leggerti quello che sta scritto sulla home page di questo sito, che già vedo anche lui ha cambiato, così come ti ho descritto, molte delle cose che c'erano fino a qualche settimana fa sulla sua home page. C'era una frase in particolare di Jasonify del suo sito che mi aveva colpito e che vorrei leggerti. Eccolo qua, ce l'ho davanti agli occhi. Allora, sul sito di Jasonify, sulla home page, c'è scritto esattamente questa cosa: piattaforma web che raccoglie dati e mantiene qualsiasi collezione strutturata di dati, utilizza degli AI agents, degli agenti di intelligenza artificiale che possono scoprire, monitorare ed estrarre dati da siti web e da documenti. Jasonify può visitare siti web, capire questi siti web nella stessa maniera che un essere umano li capisce, li comprende, può navigare questi siti web per trovare i dati che vuoi, li può estrarre, può verificarli e può sincronizzarli con la tua app, il tuo database, il tuo spreadsheet. E c'è un free plan che ti dà la possibilità di creare un processo che utilizza fino a 100 URL, e c'è una versione pro che costa, come livello base, $99 al mese. Come se non bastasse, ho trovato subito dopo aver raccontato a mio nipotino Nicolò questa cosa, perché anche lui inizialmente aveva detto: beh, si potrebbe fare così, si potrebbe fare cosà, potremmo prendere un pezzo di un tool come questo e poi un altro, certamente arriverà nel futuro, però sicuramente è possibile. Insomma, noi eravamo arrivati a quel punto quando io ho trovato Jasonify, e quando glielo ho detto, ovviamente anche lui ha strabuzzato gli occhi. Il problema è che non gli ho ancora raccontato il secondo tool che ho trovato, perché ci incontreremo fra qualche giorno e gli ho detto: una sorpresa grossa per te, quindi tu lo scopri addirittura prima di lui. E quest'altro tool fantastico che ho trovato là fuori, che fa tutto questo e con il quale adesso ti faccio vedere, ti metto nelle note di questo podcast anche un paio di URL, fa il lavoro completo, anche la parte di creazione me lo semplifica moltissimo. Certo, la mia competenza e conoscenza di un settore fa sempre la differenza, però qua lui mi dà veramente una grandissima mano. Si chiama 8Grid, e 8Grid praticamente usa anche lui una serie di agenti di intelligenza artificiale o AI agents che fanno esattamente quello che tu vuoi. Il bello è che tu gli puoi anche dire di fammi a cercare tutte le risorse, tutte le compagnie, tutte le persone, tutte le app che si occupano di questo. Lui già ti fa questa ricerca e ti raccoglie i dati. Se poi vuoi sapere, ma io di questa compagnia voglio sapere quando è stata fondata, quante persone ci lavorano, o di questo tool voglio sapere il piano, l'abbonamento gratuito, cosa, che limitazioni ha, quanti giorni lo posso usare, quante operazioni ci posso fare, e quello a pagamento esattamente cosa offre e quali sono le differenze con gli altri tool, e via dicendo. Cioè, tu specifichi tutte le cose che vuoi sapere di ciascun tool, di ciascuna compagnia, di ciascuna persona che vuoi mettere nel tuo database. 8Grid va là fuori, raccoglie queste informazioni, le verifica, torna indietro e le mette dentro un database che tu puoi esportare in formati standard e inserire dentro il tuo catalogo. È fantastico, per non dire pazzesco. Io, per metterlo alla prova, perché poi costa alla fine lo stesso che costa Jasonify, parliamo di circa $100, 100 euro al mese, ha anche una versione gratuita con la quale lo puoi provare così come ho fatto io,
E io con la versione totalmente gratuita mi servivano di sviluppare un paio di database, di collezioni per la mia newsletter Good Tools, dove il prossimo mese parlerò di tools che riguardano i social media, ad esempio assistenti per i social media. E ovviamente usando OttoGrid ho impiegato un decimo del tempo per raccogliere le informazioni su quali tool includere e su quali caratteristiche, features, accessibilità al piano gratuito e via dicendo fossero disponibili. E se io pagassi $100 al mese o riuscissi a estrarre i dati che mi servono con l'account gratuito, potrei aggiornare tutti questi dati nel mio catalogo ogni volta che voglio, una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, tre volte al mese, lo stabilisci tu. È veramente fantastico, e per chi raccoglie, colleziona, organizza e mette in ordine i dati per creare valore ed anche profitti, questa è veramente una rivoluzione se la compariamo alle scoperte dei miei colleghi che parlano un giorno sì, un giorno no di notebook LM piuttosto che delle nuove funzionalità vocali di ChatGPT, piuttosto che della finestra con gli artefatti di Claude o altre cose di questo tipo. Non che non siano rivoluzionarie anche quelle, ma dal mio punto di vista e per i miei interessi queste sono ancora più esplosive, e francamente non vedo né sento nessuno che parla di queste cose. Sono arrivato alla fine, ti ho detto praticamente tutto. Vai tu stesso ad esplorare queste cose. Nelle note di questo podcast trovi qualche link interessante, esploralo e poi fammi sapere se ho dato di fuori di testa e mi sono perso qualcosa per strada, oppure se questi tool sono veramente rivoluzionari come io penso. Ciao, io sono Robin Good e questo è il podcast Da Brand a Friend. La mia missione è quella di essere di supporto e di aiuto a due categorie di utilizzatori: quelli che sono imprenditori indipendenti, quelli che vogliono crearsi una vita professionale diversa da quella chiusa in un ufficio lavorando per una media o grossa azienda, e per quelli che hanno già un'attività commerciale avviata ma vogliono valorizzare le opportunità che internet offre. Sono testimone anche in questa puntata di quante novità offre per migliorare la loro visibilità, la loro autorevolezza, reputazione e soprattutto la loro possibilità di convertire clienti o potenziali clienti, dovrei dire, in clienti reali e di aumentare ovviamente il loro fatturato. Che faccio per aiutare queste due categorie di persone? Li affianco, guardo quello che hanno fatto, quello che hanno in mente di fare, osservo oggettivamente le cose e do dei suggerimenti alternativi rispetto alla strada che si sta seguendo o si intende seguire per far sì che le cose possano funzionare. Suggerisco piattaforme, strategie, tipi di contenuti, stile, formato, frequenza, tutto quello che è necessario, e do feedback a chi sta già facendo queste cose per aiutarlo a migliorare e a ottimizzare la qualità dei contenuti che realizza. Per poter entrare in contatto con me e avere il mio supporto in ciò che stai facendo, non devi far altro che prendere in considerazione la possibilità di diventare mio supporter o mia sostenitrice su patreon.com/robin_good.